Sono le ore 10 del 19 settembre 2023. Ci troviamo al comune Luca De Marzi. Questa è la strada provinciale, strada 45, è la frazione della Petogna. Con mio grande stupore, mia grande sorpresa, praticamente io sono salito. Quello è un tratto di palestra, sotto c'è la grotta. Ho proseguito per circa 90 metri avanti, poi sono salito sopra e cosa ho fatto? Senza saperlo, ho attraversato quel tratto, eppure pericoloso, di roccia. Però non me ne sono accorto perché c'è del frascame, poi non ho guardato sotto e praticamente mi sono ritrovato qua. Ecco qui, da qui. Sono sceso semplicemente da questa parte, ma, sì, quel percorso fatto, sopra quelle rocce. Quindi andare in montagna, i sentieri sono molti, sono innumerevoli. Poi l'ho fatto da solo. L'esempio classico è la palestra qui sotto, che è questa da molti anni, gli appassionati della domenica, ognuno fa il suo tracciato, mette i chiodi e indica con un segno il suo percorso. Beh, questa è un'altra scoperta da parte mia. Posso dire che questi sentieri sono infiniti. Altre grotte sono qui sopra, qui, altra palestra c'è lì. Ma io spesso vado da solo. Andare da soli non è consigliabile, però c'è un'altra cosa. Quando si va da soli, il corpo è più reattivo. Esplora, più vivace, invece quando vai con gli altri sei rilasciato, non ti rendi conto. Io sono anni che vado in mondo, vabbè, prosegue la mia escursione. Adesso sapete dove arrivo, anzi, vabbè, mo salgo per qua, dal momento che mi ci trovo, vi faccio vedere dove mi trovo. Quest'altro percorso qui è pieno di sabbia, ecco la sabbia, questa è una pugmuscia, appassita perché è calda. Però non è, secca non è. Ecco qua, questo ha prodotto il seme, la salvia, qui è pieno di salvia. Man mano che si va sopra è pieno di salvia. Ecco l'altra salvia. Proseguiamo da qui e vediamo il belvedere di strada 45. Guardate un po' il belvedere. Adesso mi metto, ecco. Sarà ancora meglio, vedete? Area Pucenze, strada 45, la Petogna. Guardate quanto è bella la montagna, eh?